Riviera del Conero Web TV. Oggi presentiamo Stoccafisso Lancone Tana in chiave classica. La prima preparazione che andiamo proprio a comporre qual è? È il battuto. Il battuto composto da sedano, carota e cipolla. E andiamo ad eliminare l'anima. Prendiamo la cipolla e la andiamo a tritare, facciamo una piccola incisione in questa maniera, poi per il senso della lunghezza e poi contro la fibra ad ottenere il nostro battuto. Quindi cosa succede? Il nostro trito si chiama mirepoix, sedano, carota e cipolla, è una preparazione classica di cucina in cui tutte queste componenti vengono messe insieme, battute con questo taglio. Proprio, questa è una grande caratteristica. Segue la carota, quindi listarella, appoggiamo bene sul tagliere e poi andremo ad affettare, ad creare le nostre striscioline, i nostri fiammiferi. Una volta fatto ciò, giriamo e andiamo ad ottenere anche questa volta i cubetti di carota. Prima abbiamo visto i cubetti di cipolla, ora i cubetti di carota, sempre per il nostro fondo di cottura dello stoccafisso. Mettiamo tutto insieme e proseguiamo con un altro elemento che fa parte dello stoccafisso, che è il sedano. Il sedano, eliminiamo le foglie perché abbiamo una cottura lunga, quindi dobbiamo fare attenzione a non mettere le foglie, che altrimenti diventano amare. Lo battiamo in questa maniera per facilitare poi il taglio. Eccoci qua, stesso procedimento. Prima le nostre striscioline, la julienne, la famosa julienne che tutti conosciamo, e poi andiamo a mettere le losanghette nel senso della lunghezza e andiamo ad ottenere di nuovo, eccoci qua, con il sedano battuto anch'esso al coltello, perché questa era la ricetta tradizionale, quello di cucinare, preparare tutto con le nostre mani, con i nostri utensili, senza utilizzare quello che erano i processi meccanici del cutter, del mixer, tutto quello che vogliamo. Altro elemento fondamentale: cipolla, sedano, carota, l'aglio. L'aglio fa parte proprio del fondo di cottura. Sicuramente anticamente veniva tritato, questa è la ricetta originale, un bel battuto, quindi schiacciamo l'aglio, eliminiamo la camicia, la camicia dell'aglio, eccoci qua, noi ne metteremo poco questa ricetta, non esageriamo. Ecco, controlliamo se l'anima è presente, se è presente anche in questo caso andiamo ad eliminarla e battiamo al coltello e otteniamo sempre il nostro battuto. Ecco qua, prima striscioline e poi a cubetti. Quindi un processo semplicissimo, lo possiamo fare tranquillamente anche a casa. Uniamo al nostro fondo. E qui abbiamo creato la nostra mirepoix, il nostro battuto, sedano, carota, cipolla, aglio. Altro passaggio importante sono le patate. La qualità della patata non deve essere troppo farinosa, altrimenti tende a sfaldarsi. Quindi una patata bella compatta, l'andiamo a sbucciare in questa maniera. Eccoci qua, con uno spelucchino, con un pelapatate, come preferite, senza nessun problema. Evitiamo di fare dei tagli o dei denti nella patata, ma lasciamola bella liscia, in modo da ottenere poi dopo anche un prodotto migliore. Ecco qua, quindi è un elemento importante che caratterizza proprio questo piatto, che è lo stoccafisso alla Lancone Tana. Questi composti, sedano, carota, cipolla, patata. Eccolo qua, una volta sbucciato, cosa facciamo? L'andiamo a tagliare un po', a richiamare quello che sarà il taglio
dello stoccafisso, questo protagonista che abbiamo in questo piatto della storia anconetana. Abbiamo preparato gli elementi base, ora arriva il principe, lo stoccafisso. Lo stoccafisso, questo prodotto che caratterizza tutta la città di Ancona con la sua riviera, e andiamo a prendere un elemento importante. Qui siamo nella zona del filetto, una volta private le spine, questo è importante, ovviamente i nostri commensali, andiamo a regalargli un po' di spine, non mi sembra il caso, lo tagliamo a cubetti, eccoci qua, questi cubetti che andranno a cuocere insieme al sedano, la carota, la cipolla, la patata e gli aromi, e li vediamo proprio dove, li vedremo poi nel sapore. Siamo arrivati a tutta la preparazione degli ingredienti, ora li guardiamo nel dettaglio. Iniziamo dalla componente primaria, che è l'olio extravergine di oliva prettamente della riviera del Conero e delle nostre colline dietro Ancona. Poi passiamo al nostro battuto, sedano, carota, cipolla, aglio, e poi a seguire vino bianco verdicchio 100%, la nostra acciuga salata, le patate, lo stoccafisso e tutta una serie di aromi. Poi chissà, all'ultimo, dopo la scoperta dell'America, il pomodoro. Oggi ne mettiamo due o tre, è diventata la normalità. Se non lo avete a casa, prendete tranquillamente un buon pelato e lo metteremo nella nostra ricetta. Adesso passiamo in padella. Siamo pronti e siamo qui in padella. Cosa prepariamo? Prepariamo il fondo di cottura. Inizieremo proprio dall'olio, elemento importantissimo per il nostro stoccafisso. Olio extravergine di oliva delle colline marchigiane, soprattutto queste qui vicino alla riviera del Conero, meravigliose e stupende, che baciate da cosa? Baciate dal mare, dalla brezza marina, e quindi un olio che avrà le sue grandi caratteristiche. Una volta preso il fondo, ecco qua, riscaldata la padella, avendo sempre cura di non esagerare nella temperatura, ma di mantenere una temperatura costante. Una volta si usava la padella di cotto, quindi queste cotture molto lente, molto succulenti, molto ricche di umidità. Noi le andiamo a preparare alla stessa maniera, un po' come un tempo. Sedano, carota e cipolla e aglio, elementi fondamentali anch'essi per creare il fondo di cottura. Andiamo ad unire, eccoli qua, tutti i nostri elementi che arricchiscono questo prezioso piatto della storia. Cosa ci va sul fondo che ricorda un po' il mare, tutti questi grandi sapori un po' così salmastri? L'acciuga. L'acciuga è un elemento che va proprio a caratterizzare questo piatto. Un'acciuga salata andiamo a prendere e uniamo anch'essa al piatto. Eccoci qua, due acciughette sul fondo. Non esageriamo, perché altrimenti diventerà salato e troppo amaro. Quindi sempre attenzione nel bilanciare tutti gli ingredienti. Lasciamo pur soffriggere leggermente questo fondo di cottura, senza muovere chissà quanto, ma mantenendolo sempre ad una temperatura, lo ripeto, controllata. E andremo ad aggiungere cosa? A chi piace nella ricetta c'è un elemento un po' piccante, il peperoncino. Adesso andremo a vedere la quantità a porzione. Andiamo ad aggiungere, eccolo qua, due proprio scagliette di peperoncino, e poi questo soffritto verrà bagnato dal principe dei vini bianchi della nostra regione, che è proprio il verdicchio. Il verdicchio nasce qui all'interno proprio di Iesi, all'interno della riviera del Conero, e con la sua acidità e il suo corpo riusciamo ad arricchire in maniera proprio magica quasi il nostro stoccafisso. Eccolo qua, andiamo direttamente in padella e arricchiamo la nostra ricetta. Sarà
tra virgolette, la prima parte umida con tutti i vapori che salgono, quindi la parte alcolica che la andiamo a perdere giustamente, non la lasciamo e andiamo proprio a coccolare il nostro fondo con il vino bianco. Qual è l'altro elemento che entrerà in padella quasi subito, ma che ha anche la cottura più lunga? Noi introduciamo cosa? Introduciamo le patate. La patata un tempo si metteva tutto insieme, quella ricetta che coccolava per qualche ora quasi. Oggi la richiamiamo nella sua tradizione, aggiungendo proprio l'elemento che colora il piatto di giallo, che è la patata. Andiamo ad introdurre all'interno e voilà, aggiungiamo un pochino di brodo vegetale, ecco qua, in questa maniera. Una volta fatto ciò, lasciamo coccolare per 10 minuti le nostre patate. Aggiungeremo solo in un secondo momento lo stoccafisso per renderlo morbido e succulento. Siamo arrivati alla cottura, la pre-cottura della patata. Eccoci qua, sedano, carota, cipolla, aglio, acciughetta, patate e ora il principe. Eccolo, stoccafisso. Bello tagliato a pezzettoni, andiamo ad adagiare sul nostro fondo che abbiamo creato. Andiamo ad unire una bella foglia d'alloro, che era uno degli elementi della nostra ricetta. Eccola qua, abbiamo aggiunto vino, lo ricordiamo, un pizzico di peperoncino e ora lasceremo coccolare il nostro piatto ancora per circa 30 minuti, in modo da cucinare sia lo stoccafisso sia la patata. Se necessario, ricordatevi un pochino di brodo, perché se la ricetta asciuga poi non sarà più lo stoccafisso napoletana. Il sale e il pepe, dobbiamo andare, si parla di stoccafisso, quindi andiamo a salare il nostro prodotto, altrimenti rimarrà molto insipido. Se vogliamo possiamo aggiungere anche un pizzico di pepe, che faceva parte proprio un po' della tradizione delle nostre campagne, scese fino al mare un po' a caratterizzare le ricette classiche della cucina anconitana. Andiamo ad unire, ecco qua, la padella al coperchio, fiamma bassa e lasciamo coccolare almeno per 30 minuti. Ci siamo, il nostro stoccafisso coccola. Coccola con tutto il suo umore, con tutte le sue caratteristiche. Andiamo ad aggiungere un elemento che ci aiuta nella cottura, sicuramente è venuto dopo nella ricetta, ma noi un tocco di colore lo mettiamo, il pomodoro. Chi lo mette a salsa, chi lo mette a pezzettoni, ma adesso, eccolo, guarda, belli, succolenti. Andiamo ad aggiungere la nostra parte acida della ricetta. Insieme al vino cosa fa? Sia il pomodoro che il vino stabilizzano un po' il pezzo, che rimanga proprio in forma, che la patata non si sfaldi, che lo stoccafisso rimanga bello al taglio. E quindi lasceremo, aggiungendo se necessario un po' di brodo. Questo è importante, potremmo fare anche un fumetto, ma un tempo non c'erano queste attenzioni, è una ricetta della tradizione e quindi è sufficiente un pochino di brodo vegetale o anche della semplice acqua, e andremo a proseguire la cottura sempre a fiamma bassa e sempre ricca di umidità. Siamo andati step by step con lo stoccafisso napoletana, andiamo ad aggiungere un po' l'ultimo elemento, quello che ha bisogno di una cottura molto breve, che è il prezzemolo. Lo possiamo fare sempre tagliuzzato, così, con le forbici, un po' grossolanamente, questa è una ricetta antica e così deve essere, a ricordare tutte quelle sfaccettature della grande tradizione e della grande fatica anche nel cucinare e nel lavoro di tutta la Riviera del Conero.
siamo arrivati al dunque, quindi dopo un'ora e mezzo di cottura abbiamo ottenuto questo bellissimo piatto, guardate, stoccafisso, sedano, carota, cipolla, aglio, patate, pomodoro, verdicchio, acciuga, prezzemolo, alloro, rosmarino, questi elementi straordinari che compongono cosa? Lo stoccafisso all'ancolitana. Qual è la caratteristica? Che si cuoce oggi e si mangia domani, perché è più buono il giorno dopo. Tutti gli aromi, tutti gli ingredienti prendono corpo. Andiamo ad impiattare. E voilà. Uno. Due. E tre. Quindi protagonista lo stoccafisso. A seguire, ricordatevi, tutti gli elementi. Le patate. Le adagiamo. Eccole qua, le nostre patate che hanno cotto insieme al piatto. Poi l'altro elemento cos'è? Il pomodoro. Ecco qua, dei cubetti di pomodoro. Il nostro fondo di cottura che va a bagnare i nostri pezzettoni. Ecco qua, guardate che bello. Mi raccomando, non servitelo asciutto, ma sempre bello morbido, bello bagnato. E poi, eccolo qua, gli elementi di base. Un ciuffettino di rosmarino, a ricordare quello che abbiamo messo dentro. Il gambetto del prezzemolo con le sue foglie, non può mancare sicuramente. Eccolo qua, l'elemento base, il pane, la famosa scarpetta, il piatto. È qui pronto, guardate, lo faccio girare piano piano proprio per guardare tutti gli elementi che abbiamo messo all'interno. Stoccafisso all'anconitana, siamo in Ancona, Riviera del Conero. Grazie e alla prossima ricetta. Parliamo di stoccafisso all'anconitana. Beh, cosa bere? Cosa abbinare a questo piatto così ricco di aromi? Beh, siamo nella Riviera del Conero. Perché no, amici di Riviera del Conero Web TV, eccolo qua, il rosso Conero, piantate lunghe, un semplice abbinamento, un prodotto della tradizione come il rosso Conero che è protagonista da sempre nelle nostre tavole, e andiamo proprio ad assaggiarlo. Apertura della, eccola qua, della capsula, via con il tirabuchon che scende nel nostro tampo. E voilà, e andiamo ad aprire questo meraviglioso rosso Conero che delizierà il piatto che siamo andati a preparare quest'oggi. È buono, è andata bene, quindi ce lo beviamo, e quando andremo a servire un buon rosso Conero con uno straordinario stoccafisso all'anconitana, che dire, buon appetito e salute amici.